L'Ovidiana interrompe l'astinenza dalle vittorie e i biancorossi tornano al successo battendo la vice capolista Castronovo in una gara che si sta mettendo male per un calcio di rigore all'inizio, ma alla fine la squadra degli Ultras è riuscita a riprendersi dopo la sconfitta nel derby con l'Aurora e soprattutto a riconquistare una vittoria che mancava dal 3-0 contro il campo di Giove del 15 novembre scorso. Al terzo minuto l'episodio del penalty, con Lucci che commette fallo di mano in aria per evitare che la palla finisse a Silvano Cicchinelli, egli stesso si incarica di battere dal dischetto per il vantaggio ospite. All'undicesimo i padroni di casa reclamano il rigore per un intervento in aria su Valeri. Al ventesimo l'Ovidiana trova il pari con Ezio Romanelli che raccoglie un preciso lancio di Di Cesare concludendo positivamente. I biancorossi sfruttano il momento buono raddoppiando al 26esimo con Andrea Traficante che dopo una conclusione di Valeri raccoglie la ribattuta del portiere riuscendo a spedire rete per il 2-1. Dopo aver ribaltato la situazione si distingue alla mezz'ora nell'Ovidiana l'estremo difensore Di Cenzo che salva il risultato deviando in angolo una conclusione a distanza ravvicinata di Dino Di Curzio. Al 35esimo Paravani riesce a prendere un tiro di Romanelli e tre minuti dopo l'arbitro Nino Falcone della sezione di Sulmona ferma un'azione che aveva portato al tiro Traficante con la palla in rete segnalando un fuorigioco che però non trova d'accordo l'Ovidiana. L'ultimo sussulto del primo tempo si registra al 43esimo con Di Cenzo che para un tiro sotto porta di Farina. La ripresa si apre con una conclusione a fil di palo del Castronovo al terzo minuto con Simone Cicchinelli che troverà il gol al 23esimo con un tiro al volo che trafigge Di Cenzo per il 2-2. Nel finale l'Ovidiana riesce a vincere la partita con una rete di Romanelli che raccogliendo un cross dalla sinistra di Traficante dopo una ribattuta del portiere sigla la doppietta che vale il successo. Nel recupero Paravani devia in angolo una punizione di Mattia Lavella che oggi, vista l'assenza per motivi di lavoro di Daniele Tottone, ha indossato per la prima volta la fascia di capitano come riconoscimento verso il giocatore più presente in assoluto dalla scorsa stagione a quella di quest'anno. Mattia, questo riconoscimento ha portato benissimo quest'oggi. Beh sì, vista la vittoria dopo i risultati negativi che venivano da un po' di partite, sì, ha portato bene, direi di sì. Analizziamo questo confronto, avete reagito nel migliore dei modi dopo lo svantaggio iniziale. Sì, diciamo che siamo entrati subito in partita con i nervi saldi, insomma. E abbiamo fatto bene per tutto il corso del primo tempo, all'inizio del secondo tempo siamo un po' calati, ma poi ci siamo ripresi molto bene. Quanto è importante questa vittoria ottenuta contro la vice capolista, ma soprattutto perché l'Ovidiana aveva urgente bisogno di punti per ritornare al successo? Sì, era una vittoria inaspettata perché la squadra era molto preparata, la squadra avversaria, però siamo stati molto bravi, ripeto, già dall'inizio della partita e ci abbiamo creduto e alla fine i tre punti sono arrivati. Il gruppo è sempre unito e compatto, però come sta andando avanti il lavoro senza una guida tecnica? Beh, magari non ci sono lavori tecnici da fare in allenamento, ma come potete vedere il gruppo è abbastanza ferrato, l'abbiamo messo in campo oggi, la dimostrazione credo. Come dicevamo all'inizio, oggi hai portato la fascia di capitano, quanto ti riempie di orgoglio questo riconoscimento che ti è stato attribuito? Sicuramente un riconoscimento e mi fa molto piacere averla indossata, sicuramente.